Allora, mister Magliano, ci eravamo lasciati qui a fine 2017 con una vittoria pesante, quella albese. Ci ritroviamo con un'altra vittoria per voi veramente chiave in questo campionato, con il Cornigliano, frutto tra l'altro di una prima mezz'ora veramente eccezionale, poi avete saputo soffrire. Hai detto tutto te. Abbiamo avuto un impatto sulla partita devastante. Su questo devo fare decisamente i complimenti ai ragazzi. Siamo stati per 30 minuti padroni in lungo e in largo del campo, e forse l'unico rammarico è quello di non aver portato a casa qualcosa di più importante. Poi giustamente, perché anche gli avversari hanno delle qualità importanti, sono usciti fuori loro, e senza però, come dire, senza rischiare mai in maniera molto importante, siamo riusciti a contenerli, e il secondo tempo è stato un secondo tempo interessante per capovolgimenti di fronti, per situazioni difensive importanti. La prima volta che finiamo una partita in un certo modo, e questo mi fa estremamente piacere, e forse nell'arco dei 90 minuti, anche nel secondo tempo, abbiamo rischiato più noi di andare sul 2-0 che non loro di pareggiare la partita. Ecco, andate a quota 30 con questa vittoria, e forse una bella fetta di salvezza è arrivata quest'oggi, anche se il cammino è lungo. Ma però adesso cammino, quota 40 si avvicina. Ecco, il nostro obiettivo sono i 40 punti e dobbiamo farli il prima possibile. Io dico una cosa, che con questo atteggiamento possiamo toglierci delle soddisfazioni, questo è sacrosanto, ed è la cosa che più mi preme, ed è la cosa della quale voglio ringraziare in modo particolare i vecchi, che hanno sopportato tante mie, come dire, paternale, tanto, ho cercato di lavorare tanto da quel punto di vista lì. Ma oggi ho visto, a cominciare da Jack, Emiliano, ho visto Peppo, ho visto i cosiddetti vecchi propositivi da subito, e quindi con questo atteggiamento possiamo sicuramente essere protagonisti in maniera positiva. Comunque, come ho detto la settimana, 15 giorni fa, tutto bello, ma per adesso non abbiamo ancora fatto nulla. Comunque, godiamocela.